due parole sull'Iperfestival, giusto per dirvi che sono 3 giorni di diretta streaming su 3 canali che potete trovare sul sito Iperfestival delle Periferie. Oggi siamo al secondo giorno, è cominciato ieri, sono tantissimi eventi, performance, ci sono tantissimi altri enti, soggetti, università, gruppi informali che si sono collegati al festival e che fanno dei programmi indipendenti in collaborazione con il festival. Quindi, se la giornata non è troppo bella, in realtà qui a Roma c'è il sole e quindi vi consiglieremmo di passare una giornata di zapping tra questi 3 canali. In alternativa, tutto quello che viene registrato in questi giorni rimarrà sul sito del Museo delle Periferie e quindi ve lo potete vedere poi con più calma nei prossimi giorni. Allora, il Dipartimento di Architettura ha organizzato un programma che abbiamo curato io e Fabrizio Finucci, che ha cominciato ieri con la conferenza di l'Hackathon Vassal, che sono il premio Pritzker di quest'anno per l'architettura, e con una presentazione del libro Circo che sta per uscire per le Bordeaux Edizioni. Continua oggi con questo evento da Corviale. Sono molto contento che ci sia questo gemellaggio Torbella-Corviale, che insomma sono due tra i cugini del PEP romano più famosi, insieme a Laurentino e a pochi altri. E quindi cominciamo con il laboratorio di Città Corviale e poi a Luna faremo invece partecipiamo come dipartimento a un evento curato dal Comune di Roma che si chiama Roma per cui Pinqua, che è la presentazione di 3 progetti che il Comune ha presentato al Ministero delle Infrastrutture per avere un finanziamento. Sono su Torbella Monaca, su Cardinal Capranica e sull'occupazione di Porto Fluviale. Ok, e adesso veniamo a noi, al laboratorio di città, dove in questo momento vedo Maria Rocco, Sara Braschi, Sara Lexuan e Sofia Sebastianelli. E loro da lì faranno un racconto del laboratorio che ha cominciato a lavorare nel 2018, il programma che abbiamo messo a punto nel 2017, di cui io e Giovanni Caudo siamo i responsabili scientifici, ma c'è un'equipe territoriale che apre la sala cinesca 3 volte a settimana direttamente sullo spazio pubblico di Corviale, sulla piazzetta degli artisti che tra poco vedrete, perché poi la telecamera si sposterà dallo studio, dal nostro, diciamo, appunto questo piccolo ufficio con sala cinesca, a cui tutto Corviale può bussare ogni 3 volte al giorno, e andrà a vedere quali sono gli altri abitanti di questa piazzetta delle arti e che cosa stanno combinando. Ma non voglio fare troppo spoiler, è giusto dire alcune cose, che il progetto è in collaborazione, cioè è stato finanziato dalla Regione Lazio, dal Dipartimento Politiche Sociali, tramite il dottor Sammarone e oddio mi sto, va bene, poi Sara farà tutte le cose più ufficiali. Sara, ti darei la parola direttamente. Buongiorno dal laboratorio di Città Corviale, io sono Sara Braschi e insieme a me ci sono Maria Rocco, Sara Lexuan e anche non è più presente, ma insomma lavora con noi da tempo Sofia Sebastianelli che salutiamo. Allora, cominciamo a raccontare, vi racconterò brevemente l'attività del laboratorio di città. Il laboratorio di Città Corviale ha iniziato. Ha aperto la sua sala cinesca nell'agosto del 2018 e nasce da un protocollo d'intesa tra il Dipartimento di Architettura di Roma 3 e il Dipartimento per le Politiche Sociali delle Regioni Lazio. La missione principale del laboratorio
è stata, soprattutto nel suo avvio, nel suo essere qui dall'inizio, è stata quella, è quella di accompagnare le famiglie coinvolte dal programma di trasformazione del Piano Libero. È in corso in questo momento il cantiere per realizzare 103 nuovi alloggi, laddove abitavano e abitano ancora in parte più di 130 famiglie. Il progetto di trasformazione del Piano Libero, appunto, quindi prevede la realizzazione di nuovi alloggi in un luogo dove abitano delle persone. Il laboratorio nasce per accompagnare le famiglie in questo percorso di, insomma, di trasferimenti per i vincitori di bando nei nuovi alloggi realizzati in cantiere, per tutte le altre famiglie che non hanno partecipato al bando, che non sono risultate vincitrici, in altri alloggi messi a disposizione dell'ATER. Il laboratorio è quindi una sorta di tramite tra le istituzioni e le famiglie coinvolte dal processo di trasformazione. L'obiettivo dell'attività di accompagnamento sociale, appunto, è quello di rendere il processo di trasformazione inclusivo, di rendere le persone che ne sono coinvolte partecipi e soprattutto anche di aiutarle in tutti i problemi pratici legati a un trasloco, a un trasferimento. Raccontare, insomma, un progetto, una trasformazione fisica a delle persone. Accanto a questa attività di accompagnamento sociale, che appunto nasce da subito nell'agosto del 2018, il cantiere ha preso l'avvio nel gennaio del 2019 ed è tuttora in corso, diciamo, è stato completato per un, più o meno per un terzo, e quindi pensiamo che andrà ancora avanti. Accanto a questa attività, quindi di accompagnamento delle famiglie coinvolte, il laboratorio ha avviato altre attività, in particolare il progetto delle memorie. Sul progetto delle memorie passo la parola a Maria, che si occupa proprio appunto di seguire questo progetto e ce lo racconterà. Grazie Sara e buongiorno a tutti e tutte. Il progetto delle memorie, appunto, nasce accanto all'accompagnamento sociale dal riconoscimento di una necessità per le famiglie di conservare una traccia delle loro case e una memoria delle loro storie di vita, diciamo, di come si erano costruiti gli alloggi, di quella che è stata un po' la storia del Piano Libero per 30 anni. Questa, diciamo, necessità è stata riconosciuta perché Sara e Sofia, insomma, durante l'accompagnamento sociale hanno riscontrato quasi una forma di lutto nel lasciare l'alloggio dopo tanto tempo. Quindi il progetto documenta fotograficamente questi alloggi, ne fa un rilievo architettonico per poter appunto ridisegnare e tenere così appunto una traccia di quello che è stato il Piano Libero, e fa anche delle interviste alle famiglie in cui appunto si indaga un po' la storia di come è stato costruito l'alloggio, i motivi per cui la famiglia insomma, si trova in occupazione anche appunto è molto interessante notare tutte le soluzioni che gli abitanti hanno messo in piedi. Parlano delle loro aspettative rispetto al programma di trasformazione. E, tra l'altro, sempre per il festival abbiamo preparato un piccolo montaggio audio con alcune delle fotografie degli alloggi, di cui adesso vi mostro un piccolo estratto, e che però sarà poi disponibile sul nostro sito web laboratoriocordiale.it e sulla piattaforma di Iperfestival. Lo mando, quindi un momento di pazienza, che devo condividere lo schermo e mostrarvi questo piccolo estratto che abbiamo preparato per oggi. Finché
Abitavamo lì sempre c'era questa paura che in qualsiasi momento ci arrivasse e ci imputassero. E quindi noi avevamo fatto i bandi, però la risposta aveva stato sempre negativa perché non c'avevamo il punteggio giusto. Poi facevamo delle manifestazioni alla circoscrizione per chiedere di essere regolarizzati, facevamo manifestazioni per le case popolari per essere regolarizzati. La risposta erano sempre di no, perché noi siamo in un piano combustibili, non si poteva regolarizzare perché erano piani del negozio, nonostante noi avevamo le regole di un appartamento, i bagni, la cucina, è vero che avevamo la bombola di gas, no? Mai. Poi avevamo fatto la richiesta per mettere il gas e loro non la provavano, giustamente perché non era negozio. Io sono stata una di quelle che non ho fatto in tempo per mancanza di comunicazione, perché l'avevano messo la comunicazione la mattina. Io andavo al lavoro, quando sono tornata la sera già non c'era niente. L'avevano tolto la informazione. I vicini miei, nessuno sapeva niente. Quindi siamo rimasti fuori. Quando l'avevo saputo, l'avevo fatto la domanda, però con ritardo. Però nonostante, ringraziando a Dio, siamo rientrati. Grazie anche a loro, perché grazie alle architette, perché sennò altrimenti forse noi non siamo fuori, non so che avrebbe successo, insomma. Appunto, avete un po' avuto un assaggio di quello che è il progetto delle memorie, dei materiali e delle storie di vita che raccogliamo. Ne approfitto per dire anche che un piccolo momento di esposizione pubblica di questo lavoro lo abbiamo organizzato qui all'interno della sala condominiale del primo lotto di Corviale, e la mostra è visitabile sempre. Appunto, trovate alcune delle prime fotografie, planimetrie del primo anno di lavoro del progetto, e ne approfitto per rilanciare anche la seconda edizione della mostra che si terrà alla fine di quest'estate. E passo appunto la parola a Sara, che ci racconta delle altre attività del laboratorio. Allora, grazie Maria. E accanto, appunto, come dicevamo, accanto all'attività di accompagnamento sociale, di cui il progetto delle memorie possiamo considerarlo una costola, il laboratorio dall'inizio porta avanti un'attività di animazione territoriale. Questa attività è fatta grazie alla consulenza anche di Avanzi. E lo strumento principale dell'animazione territoriale è stato il tavolo di lavoro locale, da cui poi è scaturito il progetto della Piazzetta degli Arti. Di questo però ci parla Sara Lezzani. Grazie Sara, grazie a tutti e tutti per insomma, seguire questa mattinata con noi. E allora sì, dunque, riprendo un po' quanto detto da Sara, e appunto dall'inizio dell'avvio del laboratorio una delle attività appunto sotto il cappello dell'animazione territoriale è stata quella di costruire e animare un tavolo di lavoro locale che vede, diciamo, un po' il nostro coordinamento, ma la partecipazione di diversi soggetti del quartiere. L'obiettivo del tavolo in realtà è quello di appunto raccogliere e promuovere iniziative e progettualità che provengono dal territorio, quindi dalle diverse associazioni, ed è un momento anche di periodico di confronto e di lavoro con i vari soggetti. E all'inizio, proprio all'inizio di questo percorso, ci siamo un po' confrontati tra noi per capire quale potesse essere una prima attività da promuovere come, diciamo, rete, come tavolo di rete, e tra le varie questioni è emersa l'esigenza di iniziare a lavorare sul tema degli spazi pubblici del quartiere. E da qui in realtà abbiamo poi raccolto, diciamo, anche un'istanza di quelli che sono i nostri vicini di casa, perché appunto il laboratorio, come anticipava prima il professor Careri, è all'interno di uno spazio commerciale che si affaccia su uno spazio pubblico che diciamo nel tempo abbiamo rinominato come Piazzetta delle Arti, proprio perché ad abitare gli altri spazi commerciali di questa piazzetta ci sono delle comunità di artisti che da diverso tempo
occupano senza titolo questi spazi, ma che in qualche modo con le loro attività promuovono la cura e promuovono anche delle attività di natura creativa e di natura culturale legata al mondo della, della creatività e delle varie forme d'arte che ciascuno di loro esprime. Quindi partire da, da, dagli spazi pubblici per noi significava immaginare di atterrare intanto in uno spazio pubblico e quindi abbiamo deciso di partire dalla Piazzetta delle Arti per le ragioni che vi ho appena raccontato, perché ci sono delle energie sociali e delle energie culturali molto molto importanti che noi crediamo siano di grande valore per il quartiere e anche perché diciamo la conformazione di, dei vari spazi pubblici del Corviale vede un po' la piazzetta come punto d'ingresso di un sistema più ampio di spazi pubblici. Infatti dalla piazzetta, dopo lo vedremo nel tour, si diramano poi una serie di percorsi che ci portano in altri spazi pubblici. E quindi da qui insomma l'esigenza di lavorare con loro per provare diciamo a, a tramite delle azioni anche un po' dimostrative di lavorare su questo spazio, promuovendo anche diciamo raccogliendo e rilanciando l'istanza di regolarizzazione di questi soggetti, proprio perché crediamo che insomma questa piazzetta abbia un grande valore per il quartiere. E da qui abbiamo fatto diverse cose, tra le varie ne cito una abbastanza recente che interessa in realtà il progetto finanziato nell'ambito della, dell'estate romana che si chiama Corviale Urban Lab. Nell'ambito di questo festival che da diversi anni viene promosso all'interno del quartiere, il laboratorio insieme alle comunità di artisti hanno organizzato dei laboratori artistico-didattici che lavorano appunto sulla, sullo spazio pubblico della piazzetta attraverso la realizzazione diciamo di, una, di, una, di un'area giochi, di un playground disegnato a terra. Insieme agli artisti abbiamo costruito un po' il progetto del playground e in due fine settimana insieme a bambini e famiglie del quartiere abbiamo realizzato questo, quest'area giochi disegnata a terra. Questa è una delle, delle, delle tante attività, in realtà abbiamo portato avanti poi in questi mesi anche la strutturazione di una proposta progettuale che è stata candidata al bando Creative Living Lab, che è appunto un bando del, del, del MIBACT, e appunto con la rete dei soggetti siamo riusciti a costruire una progettualità che lavora sul Corviale, sui suoi spazi pubblici, sulle sue storie, promuovendo diciamo una nuova narrazione del quartiere a partire dalle voci di chi questo quartiere lo abita. E insomma siamo riusciti diciamo a, a costruire un partenariato di 7 soggetti, quindi questa è un'altra grande piccola vittoria insomma che siamo riusciti insomma a costruire. E prossimi, prossimi passi, in realtà in, diciamo abbiamo in, in programma la seconda edizione del Corviale Urban Lab che si svolgerà il prossimo settembre e sempre con gli artisti della piazzetta stiamo immaginando di ampliare il playground e di iniziare a lavorare anche su una piccola area verde che interessa che è all'interno di questa piazzetta e a breve sarà in uscita un documentario che racconterà la storia della piazzetta, la storia di questi artisti all'interno della piazzetta rilanciando un po' su questa istanza di regolarizzazione che riguarda appunto la loro posizione all'interno di questi spazi commerciali che vivono grazie, grazie alle loro attività e ai loro laboratori. E io forse mi fermerei qui nel racconto perché adesso diciamo passiamo a, al tour, quindi diciamo la, la conversazione sarà meno statica e andremo nei, nei laboratori, negli studi artistici di, queste, di questi soggetti di cui abbiamo appena parlato e quindi adesso giusto il tempo di cambiare il dispositivo e ritorniamo. Grazie. Questa è la Piazzetta delle Arti, mi sono resa conto di non avere, non c'avevo l'audio spento. Questa è la sede del laboratorio, questo è uno del, dei prodotti del laboratorio artistico didattico di cui vi parlavamo prima e questa è la piazzetta. Adesso ci
Dici il tuo nome anche. Allora, ciao, Stefano De Sarno. Ciao Stefano. Ciao. Allora, ascolta, queste strutture sono le mie. Poi un fondo. Queste che vediamo nella porta, queste carte, sono di Giancarlo Savino. Qui abbiamo invece dei pezzi di Enrico Grasso, che oggi vengono a venire. Questa è una scultura di Giancarlo Savino. In quanti siete? Allora, siamo la comunità X, è esattamente Giulio Certardi, Consuelo Clerici, Giancarlo Savino, Stefano De Santis, io, Nicola Spezzano e Caterina Tedeschini, diciamo le componenti della comunità X e quelli che poi diciamo usufruiscono dello spazio dispositivo. Bene. Questo è sempre Giancarlo, questa è Consuelo Clerici, poi Cotter. Questa è la partita. Poi quello appeso è Nicola Spezzano. E questa è la parte di atelier che avete. Diciamo, no, questa è la parte espositiva. Questa è sempre Consuelo Clerici. E più in fondo abbiamo Lino Certardi, come questa è la parte, diciamo, espositiva, questo è l'ultimo sforzo che abbiamo fatto qui. Diciamo gli ultimi lavori, creando questo spazio appunto espositivo. Da questa parte invece c'è la parte degli studi, diciamo la parte della dove si crea. Laboratorio creativo. Ecco lì. C'è Giancarlo. Ciao Giancarlo. Ciao. Questi sono gli studi dove noi appunto lavoriamo senza pareti, quindi abbastanza insieme, una vera e propria comunità. Quello che mi interessava dire in questo momento è che gli studi sono e devono essere, a mio avviso, il centro di stessa parte. Non c'è maggiore comunicazione interazione anche con il pubblico che spesso resta un po' perplesso sull'arte contemporanea, visitare uno studio significa veramente più di qualsiasi altra galleria o museo entrare in un rapporto diretto con il lavoro, con le necessità non tecniche ma interne e specifiche di ogni artista. Insomma, io credo che oggi non si possa percepire l'arte contemporanea senza visitare degli studi. E purtroppo i musei sono diventati ormai desueti, una cosa veramente vecchia e inutile, perché non sono per niente collegati con la realtà. Invece sarebbe molto interessante mettere in corrispondenza gli studi di una città con il museo che in quella città si occupa non solo degli artisti del luogo, ma anche sul piano più internazionale, perché diventerebbe un confronto tra l'alto e il basso, quindi una visione veramente moderna, contemporanea, nuova, interessante. Quindi io mi auguro che anche questa storia del Museo delle Periferie tenga conto di questo rapporto. Sì, ci vuole un luogo, ma un luogo però che abbia i suoi canali o gli studi, insomma, che è la vera lezione sull'arte contemporanea. Ecco qua. Grazie. Qui c'è il mio lavoro, c'è il lavoro di altri artisti, Giulio. Ceraldi che lavora sulle icone. Nicola Spezzano che ha un cavalletto. Maestra il cavalletto. Ciao Nicola. Buongiorno. Allora, io volevo dire due parole per quel che riguarda la nostra associazione Comunità X, che è nata qui proprio in questo periodo di 13 anni fa. Quindi ormai siamo
siamo quasi nell'anzianità diciamo, dell'associazione qui e della nostra presenza qui a Corviale. È stata un'impresa non da poco, tutto quello che abbiamo fatto in questi anni, perché già all'inizio è servito a liberare praticamente questi spazi da come erano abbandonati, dall'abbandono insomma pubblico. Li abbiamo resi vivibili, li abbiamo resi vivi, abbiamo pulito anche fisicamente tutta la zona di tutto quello che avveniva. E eccoci qua, abbiamo, grazie al nostro lavoro, stiamo facendo comunque, stiamo andando avanti, stiamo facendo progetti anche di tipo internazionale, coinvolgendo anche artisti dall'estero. Insomma, il lavoro va avanti bene, con notevoli sacrifici da parte nostra, insomma, anche sacrifici, diciamo, relativamente sacrifici, perché sono piacevoli per noi, insomma, tutto il lavoro che facciamo. Niente, che altro dirvi? Speriamo di continuare in questi termini e di avere a che fare anche con altre associazioni romane che vivono più o meno la nostra condizione nelle periferie. È quello il vero intento, diciamo. Grazie. Grazie a voi. Allora, passiamo. Ci affacciamo. E poi entriamo negli spazi della piazzetta. Questa è la piazzetta delle arti, questa è l'area verde di cui vi parlavamo prima, su cui ci piacerebbe occuparci appunto nel prossimo, nei prossimi laboratori previsti per l'Expo Corviale Urban Lab di settembre. Esatto. In lontananza, Sara, se vuoi far vedere, quella è la gru, è lì che sono il piano, i lavori del... I lavori del piano libero al quinto lotto, e quella insomma è la gru che segue la voce. E poi c'è un altro pezzettino di comunità X. Venite, sì, questa è la parte, diciamo, quella più polverosa, diciamo, quella dove si può fare appunto polvere, ferro, si salta, si taglia legno. Diciamo, queste sì, sono sempre sculture. Le mie sculture in fase, e qualcuna ancora in fase di in work in progress, diciamo. Questi sono sì, proprio gli ultimi lavori. C'è qualcosa che ancora vedi sta in creazione. In creazione, sì, questa è proprio la parte, quella appunto più polverosa, più bella. Laboratorio. Un laboratorio, quindi è un disordine creativo. Esatto. Cioè necessario per la creazione. Va bene, dai. Grazie. Allora, Stefano. Ciao a tutti e buon proseguimento. Grazie. Ciao. Grazie della visita. Ciao. E ci spostiamo adesso. Ci spostiamo dai nostri laborintus. Ops. Buongiorno. Buongiorno Angelica. Ciao Angelica, buongiorno. Eccoci. Volete il laborintus? Volete? Allora, questo spazio invece è nato. Buongiorno. Tempo tra Bruno Haller e Alessandro Formaggio, ormai 10 anni fa, e di fare un luogo dove interagiscono le varie arti visive e grafiche. Dopodiché è diventata anche la sede legale di Stamperia del Tevere, di cui Alessandro Fornaci, che attualmente non è in Italia, è il presidente,
che si occupa di stampa d'arte. E qui abbiamo anche il nostro socio onorario Carlo Venturi all'opera. Buongiorno. Nell'atto di utilizzare questo corpo. Prego Carlo. Ah, ma posso entrare in azione? Certo. E quindi in questo momento possiamo anche vedere un pochino l'attività del laboratorio, come si sviluppa. Questa è la parte della stampa, che viaggia proprio per Stamperie del Tevere, e poi Laborentus è proprio l'intento comunque di unire anche altre forme d'arte. E abbiamo Emanuele, che è un videomaker, nonché sta creando anche un suo progetto sperimentale, ancora sperimentale e segreto. Questa è una consonante, una lettera L. Quindi questo non posso dirvi. Avevo messo il fatto che c'è anche Deserto, anche lei. Ciao. All'opera nell'arte di istruzione, sta stampando un suo progetto che era il progetto su Corviale, vero? Sì. Vogliamo provare a fare una stampa? Sì. E questo stampo è qui. Se volete vi fa vedere una stampa. Questo è il risultato finale. E come sempre qui siamo, diciamo, all'opera un po' tutti per proprio conto, ma anche qui lo spazio è condiviso in maniera che anche riusciamo a interagire tra di noi anche a livello di idee, perché poi il laboratorio di uso per anche stesso, insomma, non ha un grande senso secondo me. E questa è la mia parte, io sono più la pittrice disegnatrice del laboratorio, e abbiamo anche bambini poi che ci vengono. E in questo progetto poi negli anni si sono fatti corsi e interazioni con altre realtà all'estero. Abbiamo anche ospitato bambini che vogliono imparare l'arte dell'incisione. Ok. E in tutti questi anni, soprattutto Alessandro Fornace ha intrattenuto relazioni soprattutto con l'estero e con artisti che sono stati qui anche in residenza, e abbiamo organizzato laboratori e corsi, nonché mostre, e continuiamo a lavorare un po' tutti insieme. Abbiamo anche la parte digitale di lavoro, che riusciamo a far integrare poi con il resto dell'arte grafica. Ma tu vuoi vedere qualcosa? Andiamo a vedere un pezzo di stampa, sì. Ecco, Carlo sta aprendo la carta. Eccoci, arriviamo. Meraviglia. Wow, è un momento. Sì, un momento magico. Raccontaci, che succede? Ho bagnato il foglio di carta. Ha due funzioni la bagnatura del foglio di carta. Una è quella di eliminarle tutte le impurità, come i sacerdoti, come i cultori dei giardini zen, ogni mattina bagnano le opere del giardino. E la carta oltretutto diventa più sensibile all'inchiostro. Dunque, con un minimo di pressione, e ce n'è pochissima, la matrice riversa sul foglio l'impronta, l'incisione. Questa è una xilografia. Devo procedere piano piano per evitare lo strascinamento del foglio. La stampa. E voilà. Eh sì, questo è il momento magico. Esatto. Sì. Devo andare dall'altra parte. Ok, mi sposto io. Aspetta. Per comodità.
Wow. Ecco. Wow. L'incisione e la stampa. Che meraviglia. Grazie tante. Grazie a te. Grazie a te. Grazie. Questo è ciò che accade qua. Volendo, chi vuole può venire ad imparare, grazie al maestro, l'arte dell'incisione. Perché no? Noi comunque siamo aperti anche quando ce lo permetterà il Covid. A tenere corsi sia di stampa, come avete visto, che per quanto mi riguarda di pittura e disegno, e anche aperti insomma a nuove idee. Come diciamo, il nostro caro Emanuele sta facendo un nuovo progetto, vediamo dove ci porta insomma. E, sempre sperando che questi locali finalmente dopo 3 anni dell'aiuto, insomma, del supporto, soprattutto del laboratorio di città, che le ragazze le ringrazio tantissimo, anche sia per l'aiuto con le istituzioni che per quello morale, insomma, finalmente abbiano titolo di essere nostre, insomma, e così da poter portare avanti ancora meglio dei progetti che senza autorizzazione a stare in questo luogo magari facciamo un pochino più fatica, anzi un bel po' più fatica, invece con avere dei titoli sarebbe effettivamente il nostro sogno, poter anche in questa maniera, avendo titoli, poter divulgare e portare avanti il nostro progetto, che spero che apprezzi qualcuno e ci venga da anche, come ho detto, solamente o a trovare o a voler imparare o a portare nuove idee da noi. Quindi i laboratori noi li manteniamo con le nostre forze attualmente. E niente. Grazie. Grazie Angelica, di averci, grazie a tutti di averci accolti. Buon lavoro. Buon lavoro. E forse finiamo qui con la musica finale. Noi non manca. Noi abbiamo anche il nostro lato musicale artistico, il nostro Nicolas, saluti da Corviale.